Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, diciamo sempre un po' tutorial, ma anche se poi tutorial proprio magari non è. Comunque ci proviamo. Molti di voi mi hanno chiesto dopo l'altro video come diavolo ho fatto a creare il mio mino. E io continuo a dire Illustrator, ma giustamente uno di voi mi ha fatto una domanda ancora più precisa. Facci vedere come hai fatto, o da dove si parte, o un'idea per come fare i nostri loghi con Illustrator o creare i nostri personaggi. Iniziamo subito col dire che l'immagine l'ho trovata su internet. Ho trovato un'immagine di un Karate Kid, tipo così, giusto per avere un'idea della forma dell'omino, della posizione e tutte queste cose, perché comunque partire da zero si può anche fare, ma è molto più lunga la cosa. Invece, avendo già un'idea su come tenere l'omino, su che tipo di posizione aveva, è stato un po' più semplice, ma non per questo, è proprio una passeggiata, anche perché io non è che so disegnare bene da dire faccio io il disegno alla grande. Io disegno veramente male. Ma iniziamo subito. Prima di tutto però vi ricordo di mettere pollici su, condividere, commentare per avermi sempre nei vostri feed, perché sennò poi io finisco nel dimenticatoio e non mi volete più. Ho scannerizzato un'immagine che ho fatto con la matita, è veramente orribile, me ne rendo anche conto, perdonatemi soprattutto per questi spuntoni qua strani che sembrano dei monti. Sui monti con Annette, tutte queste schifezze qua sono nient'altro che le ombre che più o meno mi ero dato un'idea sulle ombre da mettere. Abbiate pazienza, sono un danno. Lo portiamo su Illustrator. Come? Lo possiamo portare in mille maniere differenti, o trascinandolo direttamente, oppure creiamo un nuovo livello, che io di solito creo 1000x1000 per avere una dimensione abbastanza estesa. Poi prendiamo il nostro bel foglietto e lo trasciniamo all'interno. Bam! Così, se vogliamo farlo diventare più grande ma non perdere le proporzioni, andiamo su uno degli angoli, teniamo premuto shift o maiusc o freccetta in alto, insomma come vi pare a voi, e allarghiamo, e così non perderemo mai le proporzioni. Direi che come proporzione questa va benissimo, è anche abbastanza. Se vogliamo roteare le penne, ci allontaniamo leggermente dalla maniglia, come vedete si forma questa bella freccetta doppia, noi la possiamo anche un attimo dirigere come vogliamo noi. Direi che così ci sta il mio mino, tutto sommato. Boh, allora, questo livello sarà un livello di base, quindi non andrà mai più modificato. Quindi si può fare una cosa, io di solito faccio così. Vado su opzioni livello e do una trasparenza a questa immagine, che può essere, non lo so, 80, 50, 30, quello che vogliamo noi alla fine. Ecco fatto, e così avremo un fondo. Il fondo ovviamente conviene sempre, come vedete, quello che sto facendo in questa zona, lucchettarlo, non so se si dice così, a me piace così, così almeno non potremo paccioccarci sopra. Per farvi capire, non lucchettato, io potrei fare quello che mi pare a me, tanto non è lucchettato e quindi ho fatto un omino veramente orribile, veramente perdonatemi. Invece con il lucchetto noi non potremo assolutamente, come vedete, fare un bel niente, e quindi va bene così. Creiamo un nuovo livello. Nuovo livello, questo lo possiamo chiamare come ci farà noi, io per comodità li chiamo sempre a seconda di quello che faccio, in questo caso cappellino. Cappellino vuol dire che inizieremo proprio da quello, ma io inizio da quello, ognuno può iniziare da quel cacchio che gli pare, io per comodità inizio da questo. Ok, andiamo sullo strumento penna, questo qui, non ho usato la P semplicemente perché volevo farvi vedere di che cosa stavo parlando, se no per far prima si può usare la P, come vedete, usando la P va direttamente sulla penna. Se vogliamo tornare alla nostra freccia nera, se lo vogliamo chiamare così, per far più veloce, schiacciamo B, quindi P di Palermo, B di Verona e così via. Comunque, restiamo sulla nostra penna e iniziamo a creare questo cappellino. Diamo la prima cliccata di sinistra in un posto che volete voi. Volendo potete iniziare di qua, qua, dove vi pare a voi, di qua, anche se non c'è cappellino. Comunque, dove vi pare a voi. Il primo qua, il secondo io non lo metto mai troppo lontano, perché per esempio in questo caso se io volessi fare una bella curva come si deve, vedete, devo poi ridurre la grandezza eccetera eccetera, a me non va assolutamente di sbattermi in quella maniera lì, non li faccio troppo distanti, tipo uno qua e uno qua, bam, così, e creo la curva. Come vedete si sono formate queste due maniglie esagerate a elicottero, ma una delle due è inutile, perché? Perché se poi noi volessimo continuare tipo qua, come vedete partiamo già con sta schifezza e dobbiamo sempre rifinire con altre maniglie, è un macello. Premiamo Alt, come vedete viene fuori questo becco, prendiamo il becco e lo portiamo in centro, quindi scompare. Riprendiamo da dove avevamo mollato
ed eccoci qua, possiamo regolarci un po' come ci pare. Sembra una cosa lunga, ma in realtà non lo è, vi assicuro. Premiamo Alt, togliamo il becco, almeno io faccio così, poi magari voi vi trovate meglio con altri metodi, ognuno può sbizzarrirsi come più vi pare. Come vedete i bordi sono neri, ma internamente è diventato tutto bianco, e questo potrebbe crearci dei problemi, soprattutto se vogliamo continuare il tracciato e non vediamo cosa dobbiamo fare. Allora, se vogliamo evitare che accada questo, una volta selezionato andiamo qua dove ci sono i colori e mettiamo non, quindi trasparente. Come vedete è rimasto ovviamente il contorno, ma non avremo più il colore bianco perché è una rottura. Comunque non è che solo il bianco si poteva mettere, potevamo mettere anche altri colori. Ci piaceva il rosso, mettevamo il rosso, per dire, come vedete, ma non ha senso perché poi non vediamo un cavolo, quindi boh, trasparente tutta la vita. P di penna, riprendo qua e vado qui così e faccio un minimo un archetto, qualcosa. Riprendo il becco, porto via questo pezzo di maniglia, faccio l'altro pezzo, becco sempre con Alt, porto via, eccetera eccetera. Come vedete poi uno se la gestisce un po' come vuole. Adesso mi tocca farlo tutto perché ormai ve l'ho detto, e quindi magari velocizzerò la questione perché sennò non vi passa più a voi. Ecco fatto il cappellino, la prima parte del cappellino è stata fatta. Perfetto, non guardate che a volte faccio degli errori, sembra che non ho seguito completamente il disegno, ma bisognerà sempre un attimino darsi un'idea di quello che vogliamo fare, perché ovvio che su carta è un conto, qua è diverso, quindi conviene sempre farsi un'idea e dire cosa cambio, cosa lascio uguale, eccetera eccetera. Quindi una volta fatto il cappellino, se noi togliamo la selezione, ecco il nostro cappellino. Vederlo così fa cagare, vi assicuro che cambierà, farà cagare il doppio. Allora, una volta selezionato tutto, noi potremmo anche cambiare la tipologia di linea. Per esempio potremmo avere queste linee qua che iniziano strette, continuano larghe e finiscono strette, eccetera eccetera. Insomma, ne abbiamo di tutti i tipi, io lascio uniforme perché preferisco. Aumento solo un po' la dimensione perché così mi sembra veramente piccino piccino. Oh, così è un po' più marcato. L'ho lasciato comunque uniforme perché è un cappellino, cavolo. Io direi che adesso rifacciamo un altro livello, questo livello lo lucchettiamo così non faremo mai danni, restiamo sul terzo livello e diventerà capelli. A guardarlo così, ragazzi, sinceramente questa parte qua mi fa un po' schifo, è troppo in alto. E quindi che faccio? Prendo di nuovo la penna, parto stavolta di qua e via, e così, come se non ci fosse un domani. Ed ecco fatto, abbiamo fatto anche i capelli, niente di più semplice tra virgolette. Come vedete, avendo fatto livelli differenti, anche se andiamo a selezionare anche il cappellino per esempio, non verrà selezionato proprio per questo motivo. Conviene sempre che abbondiamo con i livelli. Andiamo a fare il viso. Non state qui a guardare quello che sto facendo io perché non sono particolarmente preciso questa volta, anche perché sto mino l'ho già fatto in tutte le salse e penso di averne anche un po' il diritto di averne le balle piene. Ecco, dai, mettiamola così. Questo è veramente un tutorial velocissimo, lo so, è niente di fuori dal mondo, ragazzi. È semplicemente un semplice tutorial per darvi un'idea di quello che si può fare con questo programma, che è veramente fantastico. Ricordo che in vettoriale le nostre immagini, anche ingrandite mille volte o rimpicciolite, non perderanno mai di qualità, proprio perché è vettoriale. Se poi volete qualche spiegazione in più sul vettoriale, è meglio che andate su Wiki e ve le andate a cercare, perché tanto per dirvelo io, ho letto su Wiki, potete cercarvelo anche voi, diciamo. Non cambia molto, sono sincero, ragazzi, che vi devo dire, non stiamo qui a prenderci, diciamo, in giro, non faccio il sapientone, quello che sa tutto, perché in realtà non so un bel niente, o almeno non abbastanza per poter insegnare a voi. Posso giusto darvi un'idea, ecco, l'idea ve la do volentieri, ma se volete staccare da una selezione all'altra come abbiamo fatto prima, come avete già visto, comunque non è che per forza serve sempre andare su V, quindi freccia e poi penna, basterà anche solo schiacciare di nuovo penna e si ristaccherà la selezione senza problemi. Prendo anche la bocca, la curvo un attimino perché è anche più bellina da vedere, non per altro. Sempre con Alt faccio il becco, ecco fatto, un altro becco. Penso che a volte mi complico anche un po' la vita in certi passaggi, però io non ho fretta e quindi mi metto qui tranquillo, faccio le mie cose, chi mi ammazza. Ok, il disegno inizia a prendere forma, il viso è stato fatto, adesso provo a togliere il livello 1. Beh dai, incomincia. Però senza pizzetto non è la stessa cosa. Lucchettiamo il viso, nuovo livello, questo lo chiamo barba.
fatta fatto in questo caso, proprio perché sembri di più una barba, perché così, anche togliendo il disegno di sotto, non sembra molto una barba. Quindi selezioniamo la parte della barba, tanto poi su questo livello c'è solo questo, magari aumentiamo, mettiamo un 6, ma anche di più volendo, potremmo fare anche un 9, e poi al posto di lasciare la linea uniforme, prenderemo questa, dove all'inizio e alla fine si stringerà e darà più l'effetto della barba, secondo me, a parer mio. Poi, come vi ho già detto, va a gusti, tipo, non lo so, la porto a 15, oh, adesso è una barba. Questa, ragazzi, è un'idea su come creare i vostri loghi. Se ci sono riuscito io, ci possono riuscire tutti. I colori di solito li do su Photoshop, mi trovo meglio, faccio prima. Qua riuscirei a dare il colore, però certe sfumature e certe cose ancora mi trovo un attimo a disagio. Io un modo che utilizzo spesso per salvare è questo: faccio Save for Web e lo esporto in PNG, in pratica, niente di più semplice, tipo nel desktop, così avrò una immagine completamente trasparente. L'immagine appena esportata in PNG potrò metterla tranquillamente su Photoshop, come vedete, e poi andare a modificare tutto quello che mi pare. Per esempio faccio pixel reali per avere un'idea su quello che dovrò fare. Come vedete adesso, ingrandendo e diminuendo, essendo un'immagine rasted, adesso cambierà un bel po' di cose. Selezioniamo magari le parti di uno stesso colore, per adesso, ripeto, e facciamo finta che vogliamo colorarlo di verde un po' tranquillo, facciamo così e lo coloriamo. Poi magari la parte che sta un po' in penombra la possiamo colorare sempre dello stesso verde, ma un po' più scuro, per dare un effetto migliore. Questa è l'idea, per esempio, da come iniziare. Poi le ombre, ci saranno un sacco di cose. Per darvi un'idea ancora migliore su quello che si può fare, ovviamente ho scelto il mio vecchio omino, quello già bello che è fatto, perché sennò ci mettevo una vita. Questo è l'omino che avevo fatto tempo fa, e in ogni livello, come vedete, vabbè, in questo caso ho aggiunto il logo perché farlo così non aveva senso, tanto ce l'ho, andava da Dio. Per esempio il colore dato per i vestiti, per il cappellino, per i capelli, l'interno occhi, sempre il colore degli occhi, sempre il bianco degli occhi, l'interno bocca, il colore del viso, eccolo qua, il bianco dei denti, anche un pezzo degli occhi. E poi abbiamo le ombre sui capelli. Per fare queste ombre ho semplicemente preso lo stesso colore, creandolo leggermente più scuro di quello originale, per farvi capire meglio. Facciamo finta che il colore originale è questo, che poi è anche vero. Per fare l'ombra ho creato un secondo colore tipo così, più scuro, tutto lì, senza tante balle. Avrei potuto semplicemente fare un fondo nero e poi togliere un po' di opacità, ma è uguale, non c'è quella gran differenza. Io mi sono trovato meglio così questa volta e via. Il colore della cintura, il colore delle mani e un pezzo dei piedi, delle gambe, che comunque le ombre, vi ricordo, che fanno una differenza sostanziale. Come vedete, con e senza c'è una bella differenza. Le ombre anche nella zona del viso, sotto il cappellino, altre ombre per tutto il corpo, e in pratica il mio omino è finito. Un omino completamente trasparente che posso mettere dove mi pare a me, sopra le immagini, nelle anteprime dei video e in tutto quello che mi pare. Senza però il contorno sarebbe così. E non è proprio la stessa cosa. La stessa cosa si può comunque fare su Illustrator, mettendoci un po' più di tempo. Io non avevo il tempo, non avevo la voglia, quindi ho fatto più veloce così. Comunque, giusto per darvi un'idea sulla colorazione, se vogliamo mettere un viso rosa, tipo in questo caso, va a selezionarmi determinate cose. E una volta selezionato il mondo, perché lui selezionerà tutto, potremmo inserire questo rosa. Però, come vedete, va a colorare determinate zone che noi non volevamo. Allora si prenderà la gomma e si cancella la zona che noi non volevamo che avesse quel colore lì. Una volta rifatto il livello e riselezionata quella parte, comunque andrà a selezionare sempre anche il nostro volto. Nel livello che creeremo per il colore dei capelli, che in questo caso diventano blu perché ci piace così, converrà almeno nella prima parte, quindi si parla di questa zona qui, ci converrà prendere il pennello piccolo, almeno per chiudere determinate insenature. Una volta fatti i bordi siete a posto, perché poi l'interno potete colorarlo con un pennello gigantesco. Spero che comunque questo tutorial vi sia servito, sempre se di tutorial vogliamo parlare, perché come vi ho già detto non mi sento in grado di fare grandi tutorial. Questi sono solo dei consigli, delle idee su come magari fare determinate cose. Siamo passati da un disegno su carta ad un disegno vettoriale, per poi passare di nuovo a un disegno bitmap, rasted, chiamatelo come vi pare a voi, da poter colorare come più ci piace. Ripeto, le stesse cose si possono fare tranquillamente anche con Illustrator, quindi volendo si potrebbe fare tutto in vettoriale, colorarlo in vettoriale per poi
esportarlo. Io ho semplicemente utilizzato questo metodo per far più veloce, ma si può fare tranquillamente. Un salutone grande a tutti quanti ragazzi, se vi fa piacere un pollice su, un commento, sono graditissimi, soprattutto i commenti, perché i commenti, soprattutto quelli che hanno un senso, quelli legati ad un video, fanno capire magari se è piaciuto, se si può correggere delle cose, anche perché, voglio dire, non è che sono perfetto, magari. E quindi vi lascio e alla prossima, ciao belli, Tino.